Ciao ragazzi, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata ai grandi fotografi della storia. Oggi è il turno di Dorothea Lange. Dorothea Lange è una fotografa americana nata nel New Jersey nel 1895 e non è una donna molto fortunata perché da bambina viene colpita dalla polio che le causerà un deficit permanente alla gamba destra. Apprende le tecniche del ritratto presso la Clarence White School a New York nel 1917, mentre appena un anno dopo parte per una spedizione fotografica intorno al mondo e quando i soldi finiscono si ferma a San Francisco, dove avvia uno studio fotografico di successo e dove sposa nel 1920 il pittore Maynard Dixon. Frequenta successivamente alcuni membri fondatori del famoso gruppo F64, del quale avevo già parlato nel video dedicato ad Ansel Adams. Tuttavia non aderisce mai formalmente a questo gruppo, pur essendo a favore della Straight Photography. Nel 1929 si separa dal marito, mentre dal 1932 abbandona progressivamente la ritrattistica, per dedicarsi invece alla fotografia sociale. Nel 1929, come tutti sappiamo, era iniziata la Grande Depressione, che aveva colpito soprattutto la classe media. Ed è proprio verso la classe media che si concentra la Lange con le sue fotografie. La sua ricognizione tra disoccupati e senza tetto della California attira le attenzioni di un organismo federale di monitoraggio della crisi, che successivamente diventerà la Farm Security Administration. Fotografa anche i contadini che abbandonano le campagne in seguito alla Dust Bowl, le tempeste di sabbia che desertificano 400.000 km quadrati di terreni agricoli degli Stati Uniti. Nel 1933 vede dalla finestra del suo studio una fila di disoccupati e derelitti, in attesa di ricevere del pane da una benefattrice che era nota come l'Angelo Bianco. Nasce così la fotografia White Angel, fila per il pane. Nella foto un uomo si allontana dalla folla, le mani intrecciate, la tazza è vuota. È una sintesi perfetta di disperazione collettiva. Le sue foto attirano l'attenzione di Paul Schuster Taylor, economista dell'Università della California, che le commissionerà un'ampia documentazione fotografica. Nel 1939 pubblica insieme a lui An American Exodus, che documenta l'esodo di più di 300.000 immigrati arrivati in California in ricerca di lavori agricoli. Nel 1941 vince un premio Guggenheim e successivamente il governo americano la incarica di documentare i campi di internamento dei giapponesi americani, una politica alla quale lei si oppone fortemente e infatti realizza immagini critiche che il governo occulterà per tutta la durata della guerra. Foto che rimarranno nascoste, pensate, fino al 2006. Nel 1947 collabora alla nascita dell'agenzia famosissima Magnum e nel 1952 è anche tra i fondatori della rivista Aperture. Nel dopoguerra viaggerà moltissimo, anche come inviata di Life, però a causa delle sue cattive condizioni di salute la sua attività subirà un brusco arresto. Infatti morirà a 70 anni per un cancro all'esofago. Qualche mese dopo la sua morte, l'11 ottobre 1965, il MoMA di New York le dedica un'ampia retrospettiva, la prima dedicata a una donna nella storia del museo. La foto più famosa di Dorothea Lange è sicuramente Migrant Mother. Ecco la storia di questa foto. Nella seconda metà degli anni 30, come abbiamo visto, la Lange realizza alcuni scatti per conto della Farm Security Administration e dopo aver attraversato la California e gli Stati Uniti occidentali, in un accampamento di raccoglitori di verdure incontra una giovane donna e la sua famiglia. La donna, Florence Leona Christie Thompson, racconta alla Lange che per sopravvivere sfama i tre figli solo con verdure congelate. Lo sguardo di questa stoica madre trasmette una volontà incrollabile. La donna ha solo 32 anni, ma il viso è già segnato dalle difficoltà della vita. Tuttavia questa non è un'immagine dolorosa. Nonostante le difficoltà risaltano l'orgoglio e la dignità di questa donna. Questa foto è diventata una vera e propria icona del Novecento, simbolo delle sofferenze vissute dalle persone durante la Grande Depressione. E mi ricordo anche che durante una lezione di storia contemporanea all'università, il professore ci presentò proprio questa fotografia e quella fu l'occasione nella quale conobbi questa grande fotografa. Esiste anche una piccola curiosità che riguarda questa fotografia. Nello scatto originale compare il dito di una mano in basso a destra dello scatto, che però nella foto andata in stampa è stato rimosso. Con le sue fotografie, Dorothea Lange non solo ha documentato le sofferenze delle persone in un periodo molto difficile, ma anche l'orgoglio e la dignità con le quali queste persone hanno provato a sopravvivere. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qua. Io spero che sia stato interessante. Vi ringrazio come sempre delle iscrizioni e dei commenti
e delle visualizzazioni e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!